Ciao, oggi ricetta importantissima. Deodorante spray al bicarbonato. Il deodorante è fondamentale nella nostra vita di tutti i giorni. Oltre a prevenire i cattivi odori, deve anche idratare e rinfrescare la pelle. Molti deodoranti che si trovano in commercio, oltre ad essere anche cari, possono soprattutto contenere delle sostanze che sono aggressive per la nostra pelle e che quindi la irritano. Soprattutto a chi ha una pelle sensibile. Io, ad esempio, ho la pelle molto molto sensibile, ho provato tantissimi deodoranti, mi venivano delle ascelle tutte piene di irritazioni. Alla fine ne ho trovato uno in farmacia che devo dire, diciamo, non mi ha creato grossi problemi. Però ho preferito farmelo da sola e quindi utilizzare dei prodotti pure al 100% e che mi permettano di prendermi cura della pelle nel modo migliore, risparmiando anche un po'. Allora, prepareremo questo deodorante utilizzando l'acqua distillata che, come voi sapete, costa pochissimo. Tra altre cose, con una bottiglia grossa prepariamo litri di deodorante. Poi il bicarbonato di sodio, l'amido di riso e un olio essenziale a scelta. Allora, il bicarbonato di sodio sappiamo benissimo che è molto valido per prevenire i cattivi odori, è poco costoso, facilmente reperibile e ha un'azione pulente e rigeneratrice. L'amido di riso invece è altamente delicato e adatto alle pelli più sensibili, ha proprietà lenitive, rinfrescanti, calmanti e antiprurito. Poi, per quanto riguarda l'olio essenziale, io ho scelto l'olio essenziale di bergamotto perché ha una fragranza proprio fresca, un profumo fruttato e proprio dà l'idea di un qualcosa che è disinfettato, che è pulito. Inoltre, l'olio essenziale di bergamotto è antisettico, deodorante e cicatrizzante. Mescoliamo l'acqua distillata, il bicarbonato di sodio e l'amido. Mescoliamo bene. Sciogliamo bene tutto. Una volta che è tutto sciolto, lasciamo riposare per circa mezz'ora. Quando vedremo che un pochino di amido e un pochino di bicarbonato si saranno depositati sul fondo, allora mescoleremo di nuovo nuovamente il prodotto. Ecco, mescoliamo il nostro deodorante ancora un pochino, misceliamo bene gli ingredienti. A questo punto aggiungiamo 10 gocce di olio essenziale a scelta. Io in questo caso ho preso il bergamotto perché dà una fragranza di fresco e di pulito, è anche antisettico, quindi allora 1, 3. Mesceliamo ancora i nostri ingredienti e lasciamo riposare ancora un pochino, una decina di minuti. E poi trasferiamo il tutto dentro il nostro contenitore per deodorante spray. Allora, ho dato un'ultima mescolata e adesso lo travaso dentro il contenitore riciclato. Un profumo, ragazzi, buonissimo. Non potete immaginare, il bergamotto ha proprio, dà proprio quell'idea di pulizia, di fresco, proprio eccezionale. Allora, mi prendo questo bel imbutino piccolo. Travasiamo il tutto. Eccoci qua, ragazze, il nostro deodorante spray è pronto. Eccoci. Il deodorante, avete visto da fare, è velocissimo, costa pochissimo. Con questi ingredienti che voi comprate potete produrne tanto e vi prenderete veramente cura delle vostre ascelle senza più avere irritazioni. Fatemi sapere se vi siete trovate bene. Ricordatevi prima di utilizzarlo però di agitare il contenitore spray perché comunque all'interno ci sono bicarbonato ed amido, quindi è meglio sempre agitarlo bene prima di spruzzarlo.
Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like, iscrivetevi al canale e io vi aspetto per la prossima. A presto, ciao ciao e buona giornata a tutti.